Nessun incidente. Maria Sestina è stata scaraventata giù dalle scale. I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a 22 anni per Andrea Landolfi, il fidanzato di Maria Sestina Arcuri, la giovane deceduta dopo una caduta dalle scale di casa a Ronciglione, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019. Maria Sestina, parrucchiera originaria di Nocara, Cosenza, si era trasferita a Roma per amore di Landolfi, un pugile dilettante. Quella notte la coppia si trovava a casa della nonna di lui per trascorrere il fine settimana. Inizialmente la morte della giovane sembrava essere stata un incidente domestico tragico. Tale versione aveva portato, inizialmente, all'assoluzione di Landolfi nel primo processo, dove era stato scagionato dall'accusa di omicidio volontario e omissione di soccorso, perché non sussistevano prove a sostegno. Tuttavia, la famiglia Arcuri, composta dalla madre Caterina, dal padre Natale e dai fratelli Domenico e William, è sempre stata convinta che la ragazza sia stata spinta giù dalle scale. La ricostruzione fornita dai giudici della Corte d'Appello, che l'anno scorso hanno modificato la sentenza di primo grado condannando il fidanzato a 22 anni di carcere, ha costituito la base dell'accusa. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione contro questa decisione. Di recente è giunta la sentenza definitiva, che ha confermato la condanna emessa dalla Corte d'Appello. Dal punto di vista giudiziario, il caso si è così concluso. Si è trattato di un tragico femminicidio. Vincenzo Luccisano, l'avvocato della famiglia Arcuri, ha commentato: «Dopo 4 anni è stata messa finalmente la parola fine a questo processo. Sono soddisfatto professionalmente. Bisogna ringraziare la procura di Viterbo. Ma c'è ancora tristezza per la famiglia di Sestina, a cui è stata sottratta violentemente una figlia. Cosa successe esattamente quella maledetta notte?» Il 3 febbraio 2019, Maria Sestina Arcuri e Andrea Landolfi trascorsero la serata mangiando in una pizzeria per poi spostarsi in un altro locale. All'uscita furono ripresi da una telecamera mentre litigavano animatamente per strada. Successivamente si diressero verso casa, dove erano presenti la nonna di Landolfi, Mirella Iezzi, e il figlio che Landolfi aveva avuto da una relazione precedente. La caduta dalle scale a chiocciola dell'abitazione avvenne intorno alle 2 di notte. Tuttavia Landolfi chiamò il 118 solo alle 6, ossia 4 ore dopo. Queste sono le parole del ragazzo al telefono. «Tutta l'abbiamo fatta la scala, perché si è sbilanciata, lei si è retta su di me. Io per attutirla, però purtroppo la botta l'ha presa. Io la botta l'ho presa più forte, però non lo so, evidentemente... Lei ha preso, evidentemente non so se l'ha presa dietro la schiena o vicino all'orecchio, però poi da là l'ho riportata su, ha rigettato quello che ha mangiato». Dopo poche ore da questa discussa telefonata, Landolfi fu interrogato dai carabinieri. Ecco la sua versione resa alle forze dell'ordine. «Io ero sul primo gradino per scendere stando rivolto verso di lei, che stava sul pianerottolo a bordo scala. Lei, in maniera non violenta, mi dava una spinta scherzosa. Poi ci siamo abbracciati e nel farlo mi è venuta addosso e io non ho retto il peso. Mentre eravamo abbracciati sono caduto all'indietro con lei. Siamo ruzzolati giù fino al piano sottostante, sbattendo più volte sui gradini, battendo testa e corpo». Inizialmente questo racconto fu ritenuto attendibile, poi però è emersa un'altra verità. Secondo gli inquirenti, Andrea avrebbe spinto Maria Sestina al termine di un litigio, sollevandola di peso e lanciandola dalla tromba delle scale dell'abitazione della nonna, facendole superare il parapetto al piano sottostante davanti al camino situato al termine delle stesse scale. La ragazza non cadde perché rotolò abbracciata al fidanzato, bensì precipitò dall'alto, come inizialmente rivelato dal principale accusatore di Landolfi, suo figlio. Durante l'interrogatorio, il bambino fornì dettagli inequivocabili agli investigatori con il supporto degli psicologi. «Papà l'ha lanciata dalle scale». Ha mimato l'azione del padre lasciando cadere nel vuoto il suo pupazzo di Topo Gigio. Ora rimangono ancora da chiarire le ragioni dietro la sentenza.